Buongiorno a tutti, facciamo 10 minuti di pausa, la birretta. Oggi è una giornata fantastica con un po' d'ombra, bellissimo. Guardate che bei massoni. Vediamo se salta fuori anche qualche bella pepita. Andrea? Oggi lo speriamo. Qualche pepitella ci dovrebbe essere qua. Guardate ragazzi, quanta magnetite che si è già fermata qui. Vediamo se poi si riesce a intravedere qualcosa di oro, ma non penso, perché se ne va giù. L'amico Fritz se ne va giù. Io prima l'avevo vista, che dondolava qua. Sarà sì. Sotto la magnetite. Sì, è sotto. Questa? Non so se fosse. Sassolino è lì, si vede, guardalo, lì si vede quello. Ah, che bello, a quello. Sì, quelle lì vanno tutte giù, è difficile vedere, a meno che non lo riempiamo d'oro. Cosa molto probabile. Ecco. Mamma mia. Comunque ragazzi, l'anaconda è una figata. È veramente una figata. Ragazzi, non è la Dragonfly. È Andrea Fly che fa. Cazzo ragazzi, che caldo. Però è bellissimo. Guardate che meraviglia. Però però sai cosa penso? Penso che questa roba qua la metto a strisce. Voglio provarla. Con questi sassi qua magari si incastrano, boh, vediamo. La proveremo anche questa. Qui c'è un riporto veramente molto antico. Guardate, ma che roba. Questa è una cosa veramente veramente molto vecchia, e qui sarebbe da andare adesso a prospettare. Però adesso ci abbiamo di là da lavare, facciamo quel punto. E poi, secondo me, veniamo qua e ci facciamo tutta questa roba che è venuta giù. Tutta questa. Comunque, che se si trova qualcosa qua è veramente millenario, ragazzi. Vuoi farla subito subito? Dai, dai, ti aspetto, ok. Che viene eroso praticamente da quando arriva la piena, e ci sono dei massi enormi che vengono fuori da questo riporto glaciale. Guardate questo. Quindi è molto probabile che qui siano dei bei pezzi. Ma vediamo un po' cosa troviamo in questo angolino. Guardate, 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 boom!